pochissimo e mai avremmo pensato di farne uno, ma eccoci qui a fare il nostro home tour, quindi è una sorta di occhio dentro la nostra vita privata. Sì, un po' intimo, ma ci avete chiesto e quindi abbiamo deciso di portarvi dentro casa nostra, darvi un giretto veloce per farvi vedere come viviamo, come siamo sistemati a Vancouver. Esatto, perché la casa poi alla fine è un riflesso della nostra vita, di quello che noi crediamo. Questa casa è un sogno per noi perché è la prima casa vera dove abitiamo, che non è un appartamento, e per questo motivo vogliamo farvi vedere come noi viviamo, come abbiamo sistemato le cose per quel poco che abbiamo. Sì, anche perché viviamo con questa casa, ma anche ci lavoriamo perché abbiamo il nostro ufficio in casa, e quindi avrete un senso di come ci siamo organizzati per non solo performare come persone, ma anche come imprenditori. Quindi, partendo dalla cucina, cosa dici? La cucina... Let's go that way. Ok. Alright, let's go this way. Allora, come vedete, questa è la nostra sala. Sì, quando entrate, proprio qui all'inizio. Non c'è molto da spiegare perché abbiamo un divano, qualche un cuscino. Divano, un paio di cuscini. Cosa che a noi piace tantissimo è il focolare, ovviamente, in Canada, che tra poco arriva già il freddo, quindi focolare pronto lì. Con la Devo farvi sapere sopra. Una cosa del Canada, che il focolare, come lo chiama Michael, camino per camino. Noi italiani. Fireplace. Il camino qui non è mai un camino vero perché è fuori legge, quindi sono tutti camini a gas, e anche questo è a gas, cosa che toglie un po' il romanticismo, ma lo usi tutto inverno perché lo puoi accendere con un bottone. Comodissimo, perché sì, con il remote control sei in grado di fare accendere, quindi no clean up, no mess. Quindi... Come vedete, abbiamo anche portato di arredo i nostri Krabby e Lanta, che hanno fatto il loro primo viaggio in aereo. Come say hi. Ciao Krabby, e come vedete stanno bene, stanno benissimo, si sono ambientati benissimo. Eccoli. Credo che la casa, cioè il fatto di avere degli spazi e diversi piani, li aiuti ad essere più indipendenti, perché spesso vanno su da soli. Sul letto. Quindi... E abbiamo anche portato Sebastian, anche se non è in questo video ovviamente, no, volevo solo dire che abbiamo i cani. Invece anche... Perché qualcuno l'avrebbe chiesto, ma Sebastian è venuto? Sì, no, Sebastian... No, sto scherzando. All'entrata c'è il nostro living room, qua TV, fireplace, couch, qua... Non spendiamo troppo tempo qui, per dire la verità, ogni tanto guardiamo un documentario su Netflix o qualcosa del genere, ma... Esatto, un fatto interessante su questa cosa è che la TV l'abbiamo presa di seconda mano, quindi la casa era vuota e abbiamo arredato la casa pian piano che siamo arrivati qui, e dato che la televisione non è una delle nostre priorità, non la usiamo spesso, abbiamo scelto di dare importanza alle cose che danno davvero importanza per noi e meno importanza alle cose che sono meno importanti, ma ne parliamo meglio facendo il tour della casa. Sì, quindi solo volevo introdurre quel concetto lì e ne possiamo parlare di più. Quindi possiamo procedere qui al nostro magic room. This is where the magic happens. Noi chiamiamo the bubble. The bubble. È la nostra bolla. E quando siamo qui non siamo più genitori, non siamo più coppia, ma siamo sempre coppia, ma in business. Lavoriamo qui e tutto ciò che creiamo per Alice's Lifestyle, per Italo Digitali, i corsi, membership, contenuti dei social media, lavorare con il nostro team, succede tutto qui dentro. Sì, esatto. Sì. Come vedete abbiamo le due scrivanie che sono il posto più importante perché devono regalarci quella chiarezza mentale per riuscire a creare, quindi come vedete le superfici devono rimanere il più vuote possibili. Sì. È una di quelle cose a cui noi teniamo, lo vedrete ricorrente nella casa, che le superfici per noi sono molto importanti e tutto ciò che non è necessario non deve esserci per noi, anche se è un concetto un po' particolare. Come vedete ci sono i microfoni nella nostra scrivania, sempre pronti per registrare un podcast. E da quando è iniziato io il microfono rosa, l'avete visto sicuramente in tante foto, in tanti contenuti, questo è il microfono rosa, poi Michael ha il suo microfono. La cosa bella di questa sera è che quando registriamo, spostando le sedie di qua, facciamo guardare, esatto. E avere una conversazione molto casual, molto bella. Qui abbiamo creato il nostro calendario editoriale, quindi abbiamo diversi codici colori, diverse cose, anche questo deve rimanere minimal, non ci va tutto, ci vanno solo le cose importanti. In particolare abbiamo messo per ora tutta la programmazione di YouTube, avete uno sneak peek. Quindi non leggete, non leggete, vicino. Non leggete. Una delle cose di cui andiamo più fieri sono i nostri orologi. Stiamo aspettando due targhette da mettere sotto qui e saranno Vancouver e Roma, giusto? Sì.
Quindi abbiamo l'orario di Vancouver e l'orario dell'Italia, perché uno per il nostro business, due per la mia famiglia, la nostra famiglia ormai, abbiamo sempre l'orario a portata di mano, ci sono 9 ore di differenza e quindi vogliamo che l'ufficio rispecchi quello che è il nostro business, cioè un mix tra il Canada e l'Italia. E una cosa che volevo dire, perché lo so che già tanti di voi avete queste emozioni che stanno iniziando quando Alice ha detto Roma, lasciate un commento, facci sapere se dobbiamo o preferite che mettiamo Roma o Milano o Bologna, perché la cosa bella con l'Italia è che tutta l'Italia ha la stessa oraria, quindi possiamo più o meno mettere qualsiasi città, forse mettiamo tipo qualcosa della Calabria, non so, cosa dici? Penso proprio. Quindi lasciate un commento, facci sapere che città dobbiamo mettere. Una delle cose che amiamo di questo ufficio è la visuale dietro, perché sembra di essere tipo in un paese delle favole, con la natura, con gli alberi, ci sono queste bacche rosse, c'è questa casetta porta attrezzi che è favolosa e c'è la piena foresta dietro ed è veramente un sogno, ti fa sentire super calmo ogni singolo giorno che viene a lavorare, per non parlare della luce che entra nell'ufficio. Quindi we continue, qua abbiamo un piccolo shelf, abbiamo anche i cuscini dove i cani ovviamente si riposano mentre che noi siamo duro al lavoro. Sono sempre con noi i cani. Sì. Ok. Alright, onward, let's go this way. Quindi quando usciamo dell'ufficio, a destra qui abbiamo una sala, quindi un dining room, I guess you can call it, non so in italiano sì, come si dice. Una sala da pranzo. Sì, se abbiamo una cena tipo con gli amici o se vogliamo fare una cena un po' più romantica, io e Alice, qua è la sala più riservata. Di là, che facciamo vedere dopo, nella cucina abbiamo una table, un posto dove mangiamo in modo giornaliero, ma qui è il more fancy room, diciamo. Quindi table and chairs, anche questo abbiamo preso di seconda mano anche. C'è un mercato bellissimo qui di prodotti di qualità che sono quasi nuovo, diciamo, che le persone che cambiano vita, cambiano luogo, decidono di vendere, e abbiamo scoperto questo mercato, abbiamo deciso di dare nuova vita a queste cose che purtroppo spesso vanno buttate e quindi abbiamo deciso di, come con la TV, anche questa reusare. Sì, riutilizzarla. È piaciuto molto? Sì, esatto. Perché la seconda mano è così importante per noi? Credo che sia parte dei nostri valori di non sprecare e in generale più nella grandezza del nostro pianeta, non solo nel piccolo della sì. nostra vita. Quindi ci sono degli oggetti che a qualcuno non servono più, qualcun altro li può riutilizzare e evitiamo di essere consumatori solo del nuovo. E c'è un qualcosa di charming nella seconda mano e abbiamo scelto in questa casa di acquistare alcune cose importanti, altre semplicemente di cercare di entrare in questa avventura del andare a negoziare la seconda mano. È anche sì. stata una cosa carina da fare. Sì, a me piace da morire, siamo divertiti anche quello, invece di solo andare in negozi e fare tipo il robot che fa spende così, siamo divertiti a scoprire delle cose nuove, a scoprire anche delle cose che hanno carattere. Per noi è stata una bella scoperta, diciamo. Esattamente. Qui invece c'è uno dei posti più importanti della nostra casa, sono i nostri libri che abbiamo portato dall'Italia. Qualcuno che ci segue su Instagram avrà sicuramente visto le storie di come sono arrivate le scatole oh, yes. con i libri, completamente mezze aperte, con le scatole bagnate, però tutti i libri sono arrivati intatti e eccoli qua, li volevamo portare perché i libri sono parte importante della nostra sì. vita e sono libri tutti pensati questi, non sono tantissimi, sono tutti quelli che possediamo, ma sono estremamente allineati con le cose che ci piace imparare, tanti di questi li abbiamo letti, tanti ancora da leggere e quindi eccoci qui con la nostra libreria, appunto importantissima della nostra casa. Pensiamo davvero che con un semplice libro puoi cambiarti la vita e quindi è un posto molto importante per noi. Che abbiamo messo qua, che è un po' nell'angolino, abbiamo anche trovato questo bookshelf abbastanza carino che dà un po' di modernità alla casa con questo che è un po' più meno antico. Moderno. Sì, antico, esatto. Adesso vi portiamo in cucina, che so che è uno dei luoghi che volete vedere, siete più curiosi di vedere. Però prima c'è un piccolo luogo segreto sì. di Michael che vi spiegherà, che è la nostra cantina. Sì, c'è una cantina meravigliosa qui in casa che abbiamo ovviamente già... Ovviamente c'era già. Sì, c'era tutto già. L'unica cosa che non c'era erano i vini e quindi mi sono divertito tantissimo andando a scegliere un paio di vini, alcuni italiani, alcuni portoghesi e alcuni spagnoli
e anche un paio di bottiglie di prosecco che ogni tanto quando vogliamo riposarsi un po' la sera e fare una cena un po' più speciale. Quindi la cantina qui, che mi piace tantissimo, è una bella, nice little touch to the house. Sì. Qui vicino alla cantina, ancora prima della cucina, ci facciamo aspettare, c'era un'altra sorta di sala che non sapevamo bene cosa farci, perché in realtà non abbiamo bisogno di altro spazio, e l'abbiamo tramutata in una palestra. Quindi abbiamo messo qualche attrezzo, anche questi la maggior parte di seconda mano. E poi abbiamo anche messo una TV qui nel corner, così abbiamo qualcosa da guardare mentre facciamo i nostri workout, ci tiene motivati, e quindi abbiamo messo quello lì. E qui c'è la cucina. È il luogo più bello. Ci siamo innamorati della cucina da quando l'abbiamo vista nelle fotografie, perché abbiamo affittato questa casa guardandola in fotografia. È la cucina dei sogni, perché è una cucina spaziosa, lo spazio assolutamente non manca. C'è l'isola, che è, per chi vuole far da mangiare, è appunto un sogno, perché è tantissimo un piano di lavoro. E come potete notare, in questa cucina c'è qualcosa che di solito non c'è in cucina, cioè le superfici sono vuote. Tendiamo a non acquistare cose che non ci servono, e soprattutto per noi le superfici vuote sono una necessità per avere chiarezza, per dare importanza alle cose che sono davvero importanti. Cioè, i soprammobili sono belli e molti diranno la casa è fredda in questo modo, e sono assolutamente d'accordo con voi per la prospettiva di chi magari ha bisogno di circondarsi da tante cose. In realtà io e Michael e come famiglia ci sentiamo a casa quando c'è spazio, c'è aria, c'è ossigeno, e quindi le superfici devono rimanere il più pulite e il più sgombere possibili. Vi linko qualche video dove spiegavo questo... Crabi, stanno giocando i cani. Vi linko qualche video dove ho spiegato questo concetto più nel dettaglio, di come le superfici libere sono legate alla chiarezza mentale. E quindi i soprammobili per noi, oppure anche tanti elettrodomestici, tante cose che usi, tipo la macchina del waffle che usi una volta all'anno, eccetera, portano via spazio, ma non solo tempo, per pulirle, per rimetterle a posto. E questo è un concetto fondamentale, perciò la nostra cucina rimane semplice, con poche cose, abbiamo veramente il minimo indispensabile, perché per noi è, sì, è fondamentale. La cosa più bella è avere questo spazio, per noi ci fa sentire liberi, e quindi delle volte devi fare anche un conscious effort per tenerli liberi, e quindi cosa importante, un altro valore che abbiamo voluto condividere. Quindi qua abbiamo il frigo. Lo so che spesso le persone vogliono vedere nel frigo, ma lo faremo vedere oggi, lo facciamo vedere magari oggi. Un altro giorno scriveteci qui sotto se volete vedere dentro al nostro frigo cosa compriamo in Canada, cosa mangiamo in Canada. Possiamo fare un altro video su questo forse, esatto. Ok, poi abbiamo oven, stove, due rubinetti che sono fantastico, perché uno può lavare i piatti di qua, l'altro può fare il meal prep di qua, tagliare verdure, lavare eccetera qua, quindi non siamo mai uno sull'altro, diciamo. E tanta luce come vedete, perché abbiamo tutte le vetrate lì dietro, con un altro posto da mangiare qui, questo è il posto dove mangiamo, diciamo, on the daily, e pranzo, colazione, cena. E poi la dispensa è in realtà una piccola stanzetta, e anche su questa non vi farò entrare nella nostra dispensa. È una piccola stanza, e quindi è comodissimo, perché tutto, a parte che la maggior parte di questi mobiletti e cassetti sono vuoti, quindi abbiamo spazio che ne avanza, però è bellissimo perché il cibo va tutto in una parte separata dalla cucina, anche questo è comodissimo per l'organizzazione. E volevo anche dire che Alice adesso ha iniziato a cucinare, come non so cosa mai visto una donna che cucina così. Alice adesso è diventato un chef tra poco stellato, dobbiamo solo aspettare che Michelin gli mandi il certificato, ma lei si è innamorata della cucina, anche della casa, con la vista così, credo che aiuta un po' a essere un po' mindful nella cucina, nel... Fa un po' di blue therapy, blue therapy che l'oceano ti calmi e che faccia questa terapia blu, appunto, che a volte è un po' grigia qui, però avere l'oceano davanti, avere questa vista, per noi è un momento di gratitudine ogni mattina, ogni sera vediamo l'alba, vediamo il tramonto, e quando c'è anche una bella giornata è un sogno, quindi puoi anche lavare i piatti per un'ora che non te ne rendi neanche conto. Esatto. You wanna go upstairs? Yes. All right. Let's go upstairs. Thank you.
entrare subito nella camera di Sebastian, che è molto speciale per noi, ovviamente. Quindi questo è Sebby's room, esatto. Dove gioca, dove dorme, dove le sue cose, il suo spazio. Esatto. E l'abbiamo arredata, che è un modo molto carino. Sì. Very sweet, I find. Sì. Qua manca qualcosa sicuramente sulle pareti, vogliamo mettere qualche foto. Questa deve essere secondo me un po' più personalizzata per lui. Finora siamo riusciti a fare insomma il minimo indispensabile. Anche qui superfici vuote, cercare di rimettere in ordine alla sera, cercare, sì, di trasmettere anche a Sebastian un po' questo senso del non avere tanti giochi. Qua c'è un aneddoto velocissimo da, sì, dire, che abbiamo avuto diverse babysitter perché stavamo cercando una persona di fiducia e quindi abbiamo fatto diverse interviste e prove e ci abbiamo messo un po' a trovare una persona di fiducia. Sì. E molte delle babysitter hanno detto che Sebastian aveva troppi pochi giocattoli secondo loro. Sebastian gioca con, come tutti i bambini di un anno, non gioca spesso con i suoi giocattoli, ma con le cose che lo incuriosiscono. I bambini hanno bisogno di attenzione, non di giocattoli, ma qua in questo paese del consumismo il giocattolo è fondamentale. E invece noi pensiamo che Sebastian ne abbia abbastanza, mentre ha tantissimi libri, Sebastian. Sì, libri, ne ha tantissimo, che li puoi vedere tutto qua. Tanti libri, regali anche dai nonni, cugini, zii, e quindi tanti libri che a lui piace tantissimo, piace, forse la cosa che piace in più sono i suoi libri, e niente, abbiamo fatto un libro carino del suo primo anno perché ha fatto già 16 voli, e quindi abbiamo fatto un recap del suo primo anno che abbiamo regalato per il suo primo compleanno, abbiamo fatto questo regalo che rimarrà, che è cosa bella, e forse lo faremo ogni anno, chissà. Esatto. E volevo farvi vedere l'armadio di Sebastian, perché anche questo è qualcosa che mi avete chiesto e quindi ve lo faccio vedere. Ecco l'armadio, qui come potete vedere ci sono tutti i suoi vestiti, anche questo minimal, e mi dà il senso di spazio, di aria, di non avere troppo, perché a volte quando si ha un figlio, soprattutto il primo, si rischia di andare un po' fuori controllo con le cose che vorresti acquistare per lui, quindi anche qua ci pensiamo sempre tre volte prima di acquistare qualcosa. Sì, devi davvero farlo in un modo consapevole, perché le cose sono così belle, quando hai un bambino poi vuoi prenderlo tutto, perché questo è bello, e poi vai fuori di testa, quindi devi controllarti, diciamo, e il tipi è just nice. Yeah, it's just nice. And he loves it. And he loves it, quindi. Qui abbiamo un bagno che è comodissimo essendo vicino alla camera di Sebastian, perché appunto i bambini hanno bisogno di tante volte di essere cambiati, lavati, sistemati. Questo è un bagno in realtà degli ospiti, perché qua c'è vicino un'altra camera degli ospiti, però noi lo utilizziamo interamente per Sebastian, quindi c'è tutto il bagno, c'è la sua zona bagnetto, ci sono tutte le sue cose, ci sono i pannolini, e quindi è comodissimo perché è attaccato appunto alla camera. Sì, quindi diciamo night routine per lui, dopo cena, dopo giocato, bagnetto qui dentro, lo cambiamo qui sul letto qua, abbiamo tutte le sue cose, spegniamo le luci, sedia per un libro, una canzone e poi letto, quindi succede tutto in questo ambito qua, è una cosa molto relax per lui, quindi. Sì. Qui abbiamo una camera degli ospiti che adesso, come vi dicevo, utilizziamo come camera del cambio per Sebastian, perché appunto non abbiamo preso un changing table, cioè un fasciatoio, perché pensiamo che Sebastian cresca troppo velocemente, non l'avremmo utilizzato abbastanza se non aspettando un altro bambino. Sì. But not yet, so. abbiamo deciso di utilizzarlo quando non ci sono ospiti, di mettere un telo per cambiare Sebastian qui, e è comodissimo perché appunto rimane tutto nella stessa zona e vicino, sì, al bagno. Quando arrivano gli ospiti togliamo tutto dal bagno e rimane una stanza degli ospiti con il bagno integrato. Sì, poi a questa età lui, quando lo mettiamo giù a cambiare, delle volte si gira, quindi ha spazio di farlo e niente, più anche per lui più comodo. E poi qui fuori abbiamo tutto il verde con tanta luce naturale, che è anche qua molto sereno guardando fuori con il verde. Quindi that's the backyard. Sì. Quindi if we go up this way, siamo di nuovo qua nella sezione, the main area of the upstairs. Qua abbiamo una piccola zona relax, quindi possiamo entrare nella bedroom, the master. E faccio
lasciamo senza dirvi che questa camera da letto ci ha conquistati per la vista. Una delle cose più meravigliose è svegliarsi con l'alba, specialmente un mesetto fa quando era ancora estate, che c'era il sole tutti i giorni e l'alba molto presto, ti svegli con la luce naturale, come vedete non abbiamo tende e non le vogliamo mettere. Ti svegli con la luce naturale, ci sono dei colori dal viola all'arancio meravigliosi, sì. Quindi anche qua momenti di grande gratitudine. Camera minimal, abbiamo semplicemente uno specchio e abbiamo il camino e basta, e i letti dei cani. Quindi questa è la nostra camera con due comodini e anche qui superfici, sì, vuote, camera vuota, spazio a non finire. Sì, luogo dove dormiamo e anche dove dormono i cani. E niente, abbiamo il balcone qui fuori che anche qua la sera potrebbe essere molto comodo. Adesso fa un po' freddo la sera, ma quando c'è bel tempo ci mettiamo fuori con la radio di Sebastian, così possiamo sentire mentre che lui dorme e possiamo stare molto tranquilli, si sente anche l'acqua, quindi nice relaxing area. Nella prossima stanza ho bisogno del vostro aiuto perché è l'ultima destinata all'arredamento, non è ancora finita. Super intenzionalità anche in quella stanza perché è quella di meditazione ed è anche una sorta di mio studio personale per studiare lontana dall'ufficio. E diciamo che sto pensando a cosa mettere, tipo non ho trovato il cuscino adatto ancora. E niente, volevo chiedere a voi cosa mettereste, soprattutto consigli per le piante, perché noi non ce ne intendiamo tanto, ma vogliamo sicuramente mettere più verde in generale nella casa. Comunque venite nel nostro angolo meditazione. Quindi inizio io perché devo dirvi qualcosa. Come ha detto Alice, non siamo ancora sistemati, qua era tipo l'ultima stanza che abbiamo arredato. Io volevo solo dire che io ho provato a montare questo mobile e l'ho montato sbagliato, quindi come potete vedere c'è ancora questo da finire, questa parte qua non è ancora sul muro, quindi da sistemare questa cosa, cioè, qua. Soprattutto è obliqua, ci dovrebbero stare dei libri e nella foto è dritta, sì. Quindi ho detto, ma secondo me l'hai montato male. No, no, era così. Ho detto, non lo so, se lo rivediamo insieme. Penso questo. Che più fatto male che io l'ho montato male. Non credo proprio. Comunque. Poi anche questo ho montato io, che è perfetto, quindi mi devo comunque dire anche questo. Se parliamo del negativo, parliamo anche del positivo. E poi lascio Alice spiegare un po'. Sì, qua è una zona studio per diversi progetti che ho e ho pensato che la sera, magari un'oretta prima di dormire, se voglio studiare, o anche solo se voglio assentarmi dall'ufficio per concentrarmi da sola, ci andrà una sedia e niente, qua ci andranno i miei libri. Questo invece rimane l'angolo di meditazione, quindi ci manca il cuscino, ci sono sicuramente i miei simboli della meditazione. È un bellissimo angolo perché la luce al mattino è molto speciale in questo angolo e niente, lo dobbiamo ancora finire, sicuramente ci andrà una pianta e un cuscino da meditazione. Ecco qui la nostra ultima stanza del piano superiore, nonché il nostro bagno attaccato alla camera. E quindi benvenuti nel nostro bagno. Quindi questo è il nostro bagno, un luogo che di solito nessuno vede, solo voi che siete qui con noi in questo video. Io voglio dire subito una cosa sulla doccia, perché questa doccia è enorme e è qualcosa che ci ha sconvolti perché non c'era nelle fotografie. Quindi quando l'abbiamo vista ho detto wow, questa doccia è fantastica. E io ho subito detto, ci sono stati appartamenti in cui ho vissuto che sono grandi quanto questa doccia, quindi oggi di nuovo immensa gratitudine per gli spazi, perché so cosa significa vivere in spazi piccoli, avere una doccia così grande mi dà un'idea proprio di ricordarmi da dove sono venuta, diciamo, che è una cosa importante secondo Bello. Me. Quindi sì, doccia, abbiamo tub, abbiamo due sinks, due rubinetti. Quindi non ci diamo fastidio perché sì. Io sono ordinata in generale, disordinatissima in bagno. Sì, quindi oh, il bagno è trasparenza. Sì, il bagno è uno dei miei problemi, vi lascio tutto sopra e lui non lo sopporta. E mi piace adesso che prima dovevo mettere tutto via io se volevo avere un posto pulito, adesso il mio, lascio fare lei con le sue cose, ma sta migliorando. Quindi adesso vi portiamo nell'ultimo piano della casa, perché c'è un altro che è il seminterrato taverna, diciamo, in Italia. Qua in Canada è molto molto comune averla. L'idea è quella di avere una famiglia numerosa e di avere appunto un posto per loro, per i figli, per poter avere la loro stanza, un luogo ludico, diciamo. Sì, di gioco. Un luogo di famiglia dove andare a vedere i film insieme. Esatto. E quindi ci troviamo nella taverna. Arrivati nella nostra taverna, quindi Thunder Room.
family room che ancora è molto vuota, non che pianifichiamo di metterci grandi più cose, magari quando Sebastian è un po' più grande mettere i giochi di Sebastian. E come vedete c'è un super armadio che copre tutto il muro, che è comodissimo come storage, anche se adesso è completamente vuoto. Tutto storage, tutto questo muro che è tantissimo spazio di continuare a tenere gli spazi vuoti, anche mettendo tutto organizzato via, che ci aiuta ad avere quel spazio che cerchiamo, quindi ce l'abbiamo per il futuro eventualmente. Sì. Poi abbiamo un divano, una scrivania e voglio far vedere quanto è veloce accendere il camino in Canada. Bellissimo finto fuoco, ma che riscalda anche molto bene, e anche la sera molto carino quando tutte le luci sono chiuse, che abbiamo solo la luce del fuoco, che è molto bello. Esatto. Quindi comodo, molto pulito. Moderno, diciamo. Poi di qua abbiamo un'altra stanza di letto per ospiti che possiamo usare se abbiamo più di un ospite, abbiamo uno su, uno giù. Bel letto, bel spazio, tanto storage, se la persona viene con 20 valigie, lo so che la mia famiglia delle volte quando arrivano portano tante cose, quindi abbiamo questo spazio qua. E voglio dirvi che siete tutti invitati a casa nostra perché c'è tanto spazio, quindi siete tutti invitati in tutte queste camere. Sì, quando siete a Vancouver, ci fate sapere. E vi ospitiamo. E poi di qua c'è un bagno che anche qua è molto comodo per l'ospite, che è il suo bagno privato che non deve venire su, e quindi più o meno un appartamentino completo, divano, letto, bagno, storage e anche qua entrata slash uscita privata che porta fuori casa, e quindi anche lì ci porta fuori sul front of the house con l'erba, c'è anche un fire pit lì dove ci possiamo sedere la sera e fare un fuoco vero fuori con il legno, il vero fuoco. E con questo noi concludiamo il nostro home tour, che sappiamo che è stato uno dei video che ci avete richiesto in assoluto, di più in assoluto. Quindi chiediamo a voi adesso, lasciateci un commento per intanto qualche consiglio su arredamento. Sì. Quindi dato che la casa è ancora un po' work in progress, noi li prendiamo volentieri. Certo, se c'è un esperto di piante che ci può consigliare delle piante belle di casa che non sono troppo, you know, too much maintenance, anche quello consigli di apprezzato. E qualsiasi altro commento che avete lasciate qui sotto, li leggiamo tutti, e grazie. E iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video, quindi un abbraccio da Vancouver. Ciao.